Amiche ed amici, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi, come promesso, andremo a realizzare il progetto che mi è tanto utile, che mi serve così tanto. Vi ricordate questa rocca di amore macramè 3 mm con cui ho realizzato la borsa, la maxi borsa Galia appunto rete che tanto avete apprezzato e tanto avete replicato perché mi mandate le vostre foto su IG, su Facebook, anzi se ancora non lo fate mi raccomando seguitemi e iscrivetevi al canale per non perdervi il tutorial di questo venerdì. Chi mi segue sempre sui social già sa di cosa si tratta. Comunque, già realizzato il beauty case e praticamente ancora mi avanza un bel po' di cordoncino. Il beauty case è così facile e veloce da realizzare che potete prendere subito tutti i materiali e farlo insieme a me proprio adesso. Ciò che ci occorre è davvero pochissimo: una zip da 20 cm, il cordoncino che ci è rimasto dopo la realizzazione della borsa Galia, l'uncinetto di lavorazione utilizzato, nel mio caso il numero 6, e a scelta potete inserire anche un moschettone o questo o uno di quelli che avete a disposizione per realizzare questo laccetto. Anzi, vi mostrerò anche una tecnica in sostituzione della spighetta rumena. Insomma, davvero un tutorial da non perdere, sicuramente da fare. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Bene, possiamo partire con la realizzazione del beauty case che mi occorre per la borsa Galia appunto rete. Dunque, utilizzo la rocca che mi è avanzata, ovviamente, credo di farcela, penso di sì perché il metraggio è assurdo. Una zip da 20 cm, mi ritrovo questa in questa tonalità, pazienza. Uncinetto sempre numero 6. Già mi sono portata avanti con il mio lavoro, ho realizzato una banda a due righe su per giù delle stesse misure della zip. Per cui se volete realizzarla più grande, avete una zip più grande, regolatevi in questo modo. Avvierò esattamente 21 catenelle, faccio un cappio e inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21esima catenella che mi occorre per ritornare indietro a punto basso. Infatti lo facciamo subito, prima riga a punto basso, come al solito lavoro nella maglia dietro per un lavoro più pulito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continuo per tutte le catenelle finché non mi ritrovo 20 punti bassi. Ultimo punto basso nell'ultima catenella, prima riga terminata, faccio una catenella, giro la primissima riga e faccio un'ultimissima, nonché seconda riga, sempre a punto basso, lavorando i miei 20 punti. Ventesimo punto basso, a questo punto possiamo anche staccare il filo, perché no, poi lo riprendiamo, catenella di sicurezza mi raccomando. Una volta realizzata la prima banda ne realizzeremo una seconda direttamente da cucire sulla nostra zip. Vado a bloccare le due estremità con delle mollette per cucire in maniera comoda e nello stesso tempo mi sono preparata ago e filo per cucire. Mi inserisco nel primo punto basso e faccio questa cucitura, quindi entro dal primo punto basso e sbuco fuori dal secondo senza fare troppi calcoli, lascio un po' di eccesso, entro dal punto successivo, sbuco fuori dal punto successivo e procedo così per i 20 punti che mi ritrovo.
Le mollettine posso pure toglierle e adesso faccio una cucitura di ritorno. Intanto vado a bloccarmi proprio qui, guardate, entro ed entro nel primo punto, così, e blocco e ripeto la stessa operazione di prima, quindi entro nel primo ed esco fuori dal secondo. E di nuovo dal primo ed esco dal secondo. Proprio come ho fatto prima, blocco anche la zip in questo modo. Rientro da sotto. Così, con i due eccessi, vi ricordate che avevo lasciato un po' di filo per cucire in eccesso, vado a bloccare con dei nodi. E tranquilli che la nostra zip è ben saldata con questa doppia cucitura. Ok, poi l'eccesso lo possiamo nascondere tra i punti e questo è il risultato. Chiaramente dobbiamo ripetere la stessa operazione anche dall'altra parte. Blocco, blocco. Ago, filo per cucire e si procede. Adesso possiamo proseguire con la nostra lavorazione. Faccio un cappio che non tengo sull'uncinetto. Vado esattamente in questo punto, nel terz'ultimo. Tiro fuori il cappio e inizio con una catenella. Poi a fine giro diverrà un punto basso con asola invisibile e sì, lavoreremo in tondo. Vado nel punto successivo e faccio un punto basso. Punto successivo, nell'ultimo, ovvero nell'angolo, faccio 3 punti bassi. Dopodiché proseguo lavorando un punto basso nella riga successiva, un punto basso nella riga successiva, nonché nella catenella iniziale e per passare da una parte all'altra andrò a realizzare delle catenelle, vediamo quante. Forse due vanno più che bene, penso di sì, e poi ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Quindi vado a lavorare un punto basso nella catenella iniziale, questo lo porto giù, ok. Un punto basso nella riga successiva e in questo punto basso vado a ripetere l'angolo, quindi lavoro 3 punti bassi. Ripeto lavorerò un punto basso in ciascun punto finché non termino la riga. Ultimo punto basso, quindi qui faccio 3 punti bassi per formare il terzo angolo. Riga successiva, un punto basso, riga successiva, nonché la catenella iniziale, un punto basso, poi lavoro 2 catenelle proprio come ho fatto prima. E mi riporto dall'altra parte lavorando un punto basso sul punto basso e congiungo così le due parti, un punto basso nella riga successiva e poi 3 punti bassi nell'ultimo punto, formando così il quarto ed ultimo angolo. Nell'ultimo lato non farò altro che lavorare un punto basso in ciascun punto finché non termino il giro. Ultimo punto basso, vado a chiudere con asola invisibile come faccio di solito, quindi entro da dietro, porto l'asola e inizio sempre con una catenella.
Ora, da questo giro in poi, per tutti i giri successivi, non solo chiuderò il giro e lo inizierò sempre allo stesso modo, ma lavorerò sempre un punto basso in ciascun punto. In questo modo noterete che il lavoro si imbarcherà e crescerà così il corpo della nostra pochettina o del nostro beauty case. Sulle due catenelle che abbiamo realizzato poco prima, andiamo a realizzare un punto basso in ciascuno. E poi riprendo a lavorare i punti bassi. Poi, se vi va, potete bloccare queste code in eccesso o con ago e filo o con un po' di colla anche a caldo, sia da una parte che dall'altra parte. In questo modo fermiamo e blocchiamo per bene il tutto. Ultimo punto basso, e anche qui chiudo sempre allo stesso modo, come vi dicevo prima. Inizio sempre con una catenella, stringo per bene, faccio passare. E inizio un secondo giro. Come sempre, qui in alto vi scrivo il numero di giri che andrò a lavorare io, oltre a questi appena fatti insieme. Bene, terminati i 15 giri totali, considerando il primissimo giro degli aumenti ai quattro angoli, questo sarà il risultato. Ho raggiunto un'altezza partendo dalla zip poco giù di 15 cm per una larghezza da 26-27 cm. Questa è una pochette normalissima di dimensioni standard. Guardate, è poco più grande, il che non mi dispiace, e anche la profondità è maggiore. Come altezza ci siamo, 15 cm. Volendo, possiamo andare a chiudere il giro, tagliare il cordoncino e andare a cucire sulla parte interna questa zona inferiore. Oppure, per conferire maggiore capienza, più di quanto non lo sia già il progetto, possiamo andare a realizzare le bande che avevamo già fatto all'inizio sulla zona superiore, ed è quello che farò io. Per andare a realizzare le due bande alla base della nostra pochette, dobbiamo andare a ripescare i 20 punti iniziali, no? Da cui eravamo partiti, vi ricordate? Ecco, io l'ho già fatto. Basta dividere in questo modo a metà il nostro progetto, andare a contare 20 punti centrali e poi andare a segnare col marker quelli, insomma, laterali. Ora, cosa faccio? Senza staccare il filo, il cordoncino, tra l'altro, sta pure per finire. Spero di riuscire a fare le due bande e qualcos'altro, poi vediamo. Faccio passare il cordoncino. Ecco, mi riporto da quest'altra parte a punto bassissimo perché non voglio staccare il cordoncino. Quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, ho fatto 6 punti bassissimi, catenella, giro il mio lavoro e poi, proprio a partire da questo punto, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto, prendendo anche i punti bassissimi. In questo modo non si notano. Un'alternativa per non staccare, insomma, il cordoncino. E vado a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 20 punti bassi. 7, 19, ok, ventesimo ed ultimo punto. Quindi catenella, giro il mio lavoro e faccio una seconda riga a punto basso. Vi ricordo che quando abbiamo costruito le due bande iniziali abbiamo fatto soltanto due righe, per cui farò due righe qui e altre due righe dall'altra parte. 3, 4, 5. Qui, volendo, potremmo continuare per altre due righe per un totale di 4 e poi andare a cucire questa zona da quest'altra parte. Ma non mi va di fare questa operazione perché qui abbiamo la parte davanti, in quanto la chiusura di ogni giro si trova proprio da questa parte. Stacco il cordoncino e ripeto la stessa operazione dall'altra parte. Volendo possiamo fare anche un cappio, io non lo faccio. Mi aggancio subito dopo il marker e
E vado a fare una catenella e un punto basso per agganciarmi e ripeto quello che ho fatto prima. Un punto basso per un totale di 20 punti, catenella, giro e faccio una seconda riga. Ok, ho terminato le mie due righe. Qui faccio una catenella e adesso capovolgo il mio lavoro. Se vogliamo possiamo anche aprire la zip in questo modo, poi capovolgiamo nuovamente il tutto e andiamo a cucire semplicemente a punto basso come faccio di solito. Volendo anche qui potete staccare il cordoncino e cucire con ago e filo. Entro nel primo punto e nell'altro primo punto e cucio. Uno, due, tre, quattro, 5 e 20. Perfetto. Ultimo punto. Catenella. Stacco il cordoncino, lo vado a nascondere subito tra i punti come faccio di solito, in maniera davvero veloce, senza ago. E adesso vado a cucire esattamente questa zona qui, senza fare troppi calcoli. Riprendo il filo, mi inserisco nel primo punto e nel primo punto che coincide, tiro fuori, blocco sempre con una catenella, mi aggancio, poi rientro e di nuovo un punto basso, due, tre, quattro, 5, 6, 7. Ultimo punto, catenella. Stacco il cordoncino, me lo porto sempre tra i punti e ripeto la stessa operazione esattamente dall'altra parte. Terminate le cuciture, questo sarà il risultato dalla parte interna, proprio come se fossero delle cuciture su stoffa, invece no, all'uncinetto. Capovolgiamo il nostro lavoro e come notate, guardate le cuciture a punto basso sul rovescio, non si notano come se fosse un unico pezzo. Ecco perché preferisco cucire così ultimamente. Quindi capovolgo il tutto piano piano, volendo il progetto lo si può foderare, ma alla fine per l'uso che ne devo fare io, per esempio, evito. Ecco qui, abbiamo creato la profondità alla nostra pochette, beauty case, eccetera, eccetera. Ora il progetto si potrebbe definire quasi pronto, solo che guardate, faccio un po' fatica ad aprire la mia pochette. Quindi cosa voglio fare? Vi ricordate i due punti bassi proprio qui? Visto che ancora mi avanza del cordoncino, vorrei andare a realizzare una sorta di cordoncino. Mi aggancio nella prima catenella, nella metà, direttamente con un punto basso e poi vado nel punto successivo, esattamente in questo modo. Quindi catenella, giro il mio lavoro e vado a lavorare un punto nei prossimi due, uno e due. Catenella e di nuovo uno e due. Volendo potremmo anche lasciarlo così, oppure fare altre due righe a punto basso. Uno, due, catenella, giro. Uno, due. Dopo aver fatto la catenella, stacco il cordoncino, questa volta mi aiuto con un ago, entro nella catenella proprio dall'esterno e nel primo punto, poi punto successivo, catenella successiva, mi inserisco nel primo punto e nella catenella. Bene, e questo è il risultato da una parte, così. Guardate, nel frattempo ho anche un po' imbottito il tutto. Ho una presa, no? Per chiudere la zip. Lo stesso farò dall'altra parte per aprire il beauty. Però farò un'altra lavorazione. Prendo sempre il cordoncino, mi aggancio nella prima catenella,
e faccio 1, 2, 3, 4, 5, anche 6 e poi nella catenella successiva vado a chiudere appunto bassissimo. Volendolo si può fare anche dall'altra parte. Catenella di sicurezza, stacco il cordoncino, possiamo andare a bloccare i due cordoncini. Aiuto sempre con l'uncinetto perché faccio prima. Ok, e abbiamo la presa da una parte, la presa dall'altra parte e se vogliamo possiamo prendere un moschettone piccolo da agganciare qui, ecco perché ho fatto le catenelle per agganciarmi, e andare a realizzare un cordoncino. Allora, prendo un po' di cordoncino, credo che basti. Vado a fare un cappio, porto sull'uncinetto il filato che ho lasciato. Prendo l'altro di lavorazione che è agganciato alla rocca e chiudo. Quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e vado a realizzare un cordoncino senza fare alcuna fatica. Ho punti bassi qui e punti bassi dall'altra parte. Quindi ripeterò questa operazione finché non termina il cordoncino che ho lasciato in precedenza. 1, 2, 1, no, 1, 2, 1, 2. Dunque, una volta terminato il tutto, ho fatto un piccolo manico. Volendo, se lasciate molto più filo all'inizio, lo potrete realizzare più grande. A me basta così, giusto per prendere la pochette da qualche parte, insomma. Ok, ho staccato il cordoncino, fatto anche una catenella di sicurezza. Faccio uscire il tutto. Ho incastrato anche l'eccesso. Mi aiuto con un ago, prendo il mio piccolo moschettone, lo inserisco all'interno, passo attraverso il primo punto e vado a cucire tutto. Questo è un metodo anche per sostituire la famosissima spighetta rumena. Lì di solito ci si confonde, soprattutto a chi è alle prime armi lo trovo un po' difficoltoso perché non si sa da che punto entrare. Quindi potrete sostituire benissimo la spighetta rumena proprio in questo modo. Quindi vado a dare un po' di punti, blocco e abbiamo finito il progetto. Il cordoncino è pronto. Posso inserirlo anche qui e questo qui è il risultato. Molto pratico, comodo e spazioso, lo avete visto, anche se ho utilizzato una zip da 20 cm. All'interno posso inserire anche il mio cellulare, ma non è questo il caso perché andrò ad inserire sicuramente le chiavi, il portafogli, insomma, gli oggetti più importanti. È tutto all'interno della borsa a punto rete. Io spero che abbiate trovato utile questo progetto, soprattutto facile e veloce. Io credo proprio di sì, l'ho fatto in un attimo. Adesso tocca a voi replicare lo stesso progetto e inserirlo all'interno della vostra maxi bag a punto rete Galia.